Cos'è successo? Fammi un po' vedere. È da tempo. Chiara, posso dirti una cosa? Guardami un secondo. Chiara, Chiara, cosa stai combinando? Aiuto, aiuto. Cosa stanno combinando? No, ma Chiara, con quel vestito? No, ma Diego, sì, vabbè, Batman ora. Vabbè. Non l'avevo messa l'anno scorso. Io avevo messo questo. Secondo te mi sta bene? No, troppo banale. Cosa mi potrei mettere? Boh, io mi faccio. Guardate il mio vestito! Anch'io! Ragazzi, ho capito! Oggi è mercoledì 2 marzo! Sì, e oggi pomeriggio c'è la festa di carnevale con gli amici di Chiara e di Diego! Me ne ero dimenticata! Vabbè, andiamo a scoprire che cosa stanno facendo e ovviamente voi verrete insieme a noi. Andiamo! Bimbi! Eccomi, mami! Ehi, cuccioli, che cosa state facendo? Mi sto preparando per il carnevale. È vero, sai Chiara che me ne ero completamente dimenticata? Cosa? Guarda che carnevale è una volta all'anno, come ti fai a dimenticare? Mamma, un po' come Natale, ho fatto pure rima! Sono troppo forte, sono super relax! E te lo dici pure da sola che sei forte! Effettivamente, come si fa a dimenticare di una festa così importante? Vabbè, carnevale non è importante come Natale, fa rima, però ragazzi non è meno importante, quindi andiamo a vedere i vestiti di carnevale. Ragazzi, vi faccio vedere Chiara che cosa ha appena portato in cameretta sua, sperando che non li apra, e soprattutto dobbiamo ancora andarne a comprare un pochettino perché scarseggiano. Dimmi, sai che una cosa? Che questi papà ne aveva comprati due, ma li abbiamo già usati. Uno sì, e invece questo è il... Chiara, lo sai che se cade, si apre, fai un disastro colossale? Ragazzi, gliel'ho appena sequestrato a Chiara perché ha avuto la brillante idea di provare a farli uscire senza aprirli, scuotendoli. Quindi, mamma Giulia gliel'ha sequestrati. Ora andiamo a vedere i vestiti che si possono mettere Chiara e Diego. E soprattutto, se non l'avessi ancora fatto, scrivici qua sotto nei commenti tu che cosa hai optato di travestimento per quest'anno, perché sai com'è, mamma Giulia è sempre super curiosa e soprattutto sicuramente qualcuno di voi sarà vestito come Chiara o sarà vestito come Diego. Quindi andiamo alla ricerca del vestito perfetto. Ragazzi, ma secondo voi sapete cosa, che vestito è? Da spagnolità? Sì, allora ragazzi, questo vestito, Chiara, lo dici tu che l'abbiamo preso in Spagna, allora, a Barcellona nel 2020, però la mamma aveva preso già 7-8 e ora mi va! Solo per dirvi che Pallino non so che cosa sta facendo sopra il nostro letto. Quindi tu, Diego, hai deciso di metterti Iron Man? No, ma scusami un attimo, Iron Man è un personaggio della Marvel? Sì, ma mi chiama Spider-Man, Hulk o Thor. Hulk ha perso un braccio. Sì, è uno dei tanti personaggi che ha Diego. Come potete notare, Diego ha avuto un la brillante idea con qualche altro personaggio tipo Thor. Ma sicuro. Quando io sono pochi, come li hai messi? Amore, stiamo facendo una cosa, ti ricordi? Diego, non te lo posso ancora dire il super mistero misterioso che accadrà tra circa una ventina di giorni in casa nostra. Come potete notare è un pochino spoglia, difatti guardate, addirittura manca la scrivania, tutti i quadri stanno andando via. Quindi Diego, non mi fare dire quello che starà per succedere. Dimmi. Mamma, ti volevo dire che hai fatto rima e soprattutto hai spoilerato già qualcosa. Non ho ancora spoilerato nulla. Vabbè, ci vogliamo vestire. Eppure io mi vorrei fare due puccioni. E rossetto rosso da spagnolitas. Spagnolitas. Ragazzi, ovviamente Chiara e Diego non hanno solo quei due costumini, loro hanno scelto quei due costumini, ma vi farò vedere nel dettaglio che costumi potranno indossare Chiara e Diego
anche se la loro scelta è stata un'altra. Ma secondo te ci avranno dei bambini o delle bambine questo vestito? Sicuramente, sicuro, no, sicuro, sicuro. Alla festa? Sì. Non penso. Però sicuramente di tutti i tuoi follower che ti guarderanno, sicuro qualcuno ce l'avrà. Sì, però anche Diego del Batman è banalissimo. Mi sa che Diego oggi starà a casa e non uscirà. Vero Diego? Ah, mi sembrava. Comunque, oltre ad Iron Man, Diego ha anche Spider-Man con i super muscoli. Ok. Poi ha anche Batman, guardate un po'. Poi ha anche Peter Pan. Che è un uomo nuovo. Peter Pan. Ma se voglio mettere Peter Pan. Vuoi vestirti da Peter Pan? Ma sei sicuro? Vabbè, allora, ragazzi, mistero misterioso, non vi spoileriamo ancora nulla che cosa si indosseranno. Spoileriamo, non spoileriamo. Sì, che cosa metteranno i bambini. Però volevo dirvi che oltre al vestito da spagnola, Chiara ha anche il mantello Frozen, col vestito di Frozen, e poi ha anche Minnie. E ovviamente non hanno solo quelli, poi ci sono tutti i costumi che ormai vanno piccoli, che abbiamo dato via. Ad esempio Rapunzel, che l'abbiamo data alla cuginetta di Chiara. E un sacco di vestitini, perché generalmente ogni anno hanno intenzione di non comprare un vestitino solo, ma ben due, se non addirittura tre. Quindi direi che è anche un po' esagerato. Vabbè, nel mentre prepariamoci e poi vi sveleremo effettivamente il travestimento più giusto per loro. Ecco a voi ragazzi i miei principini e principesse vestite. Wow, ma sapete che siete super 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 belli? Andiamo a prendere le bugie questi? Sì, andiamo a prendere corriendo le stelle filanti e le bugie, che dobbiamo portare le bugie alla festa. E via, andiamo! Aspetta, mi ero dimenticata delle cose. Va bene amore, andiamo! Ragazzi, andiamo subito alla festa e vediamo Chiara e Diego che si divertono. È arrivato, andiamo. Ragazzi, corriendo le bugie, i bambini sono scappati. Ok, fatti un po' vedere Chiara, che bella spagnolitas. E Diego, wow. Allora ragazzi, andiamo alla festa. Chiara, cosa fai? Cosa fai? Ma hai visto quanti coriandoli? È colpa tua, è tutto questo casino. Lo sai che è colpa tua tutto questo? No, io ho fatto quello là. Chiara? No, che li lancio! Cos'è successo? Fammi un po' vedere. È un po'... Sì, ma Chiara, ma stai prendendo tutto te questi coriandoli? No. No? Chiara, posso dirti una cosa? Guardami un secondo. Mamma, mamma, senti, perché quello? Chiara, Chiara, cosa stai facendo? Ma non si fa così. Sì, perché mi hanno aspettato tantissimo. Cioè, se io facessi così. No, anch'io li voglio. No, raccoglieteli a terra. Diego? No. Allora, Diego, cosa stiamo facendo? Dobbiamo mettere i coriandoli? Che cosa fai? Li metti tutti lì dentro? Cosa stai combinando? Prendi questi qua dentro. Questi qua. Non si dovrebbero raccogliere da per terra, lo sai? No. Sì, sì. Chiara. Chiara, cosa stai combinando? Chiara, cosa stai facendo? Sono triste. Perché? I piedini del cuginetto di Chiara. Fammeli vedere, piedini. Mi sono imbattuto in questo Batman. Chissà chi sarà. Mistero misterioso. Ma noi non lo svegliamo, lo facciamo solo vedere da dietro, questo bel Batman. Sì, e li facciamo vedere davanti, i piedini, fino all'adesivo, basta. Diego, però non devi dire chi è, me lo prometti? Nicolò. Ma non si dice. Non si dice. Aiuta. Aiuto, aiuto. Allora Diego, mi fai vedere come si fanno le stelle filanti? Vai, vai, ancora. Bravo.
E bom, basta, finito. Tutto questo quello che hai fatto? Ecco, abbiamo sempre un altro ometto di spalle, eh? Tu non ti far vedere mai, devi sempre stare così. Ragazzi, io sono dell'idea che arriverò a casa piena di coriandoli, sarà un incubo. Difatti mi sono già spogliata 3 volte per liberare tutti i coriandoli infilati dappertutto, ma mi sa che stasera farò il bagno insieme ai coriandoli. Da mangiare, vieni. No, non ti do nulla da mangiare. Che cosa vuoi da mangiare? Questo. Non è il caso che mi tiri come un cagnolino, sai? Che cosa vorresti da mangiare? Adesso poi vedi che sta aprendo tutto Marta e puoi mangiare, però non con quelle manacce sporche. Diego! Spingi? No, non ti spingo. Guarda che il cuginetto la spinge. Hop! Ragazzi, ci sono un sacco di vestiti diversi e un sacco di bimbe completamente diverse, ma la cosa che va per la maggiore è Batman per i maschietti e la principessa per le femminucce. E voi invece scrivetemi qua sotto di che cosa vi siete travestiti, perché sono super curiosa. Ragazzi, abbiamo fatto la pentolaccia! Una, due e tre. No, Chiara! Ok, vai, passa alla persona successiva. Ma tu dimmi come... Ragazzi, dobbiamo ancora rompere le 2 pentolacce, vediamo. Lele! Oh! Un altro, neanche il tempo di vedere e Lele, l'amico di Diego, l'ha preso. Guarda, guarda, aspetta. Fammi vedere un po' come le fai tu le stelle filanti. Sì, vabbè, Chiara, non sei capace. Non sei capace. Guarda, vedi che li so fare anche senza il vento, ragazzi. Se non li sapete fare, fateli col vento. Guarda, io non lo so fare. Eh? E li so fare col vento. Ah, perché questo è fare col vento, Chiara? A few moments later. Allora, i maschietti si sono messi a giocare a nascondino e le femminucce si sono messe. Perché guarda, li sto insegnando a fare i braccialetti. Bravissime. Chi ti ha insegnato a fare i braccialetti? Papà. Brava, complimenti. Papà, mamma, volevo dire. Guarda, e poi continui. Prendi un fiore lungo anche per voi. Prendi un fiore abbastanza lungo, poi gli fai un buco dietro. Quindi li togli il gambo, sì. Ok. Dopo prendi il gambo lungo della Margherita e lo infili dentro. C'eri quasi? Vabbè. Non c'è riuscita. Vabbè. Comunque, mi fai vedere quella che hai già messo dentro? Wow, bella! Andiamo a vedere Diego dov'è, perché stanno giocando a... Dove sono andati? Diego! Ragazzi, per aiutare a pulire abbiamo deciso che chi raccoglie più stelle filanti in pratica vince. Vediamo i bambini se si impegnano. Io e Arianna siamo insieme, io e Dai, Lele. Vai, tu e Lele, vai, raccogli. Diego, guarda quanti. Diego, dai, vai che devi vincere, vai. Però ragazzi, devo dire che sembrerebbe che si stia pulendo alla velocità della luce, vero Diego? Ragazzi, devo dire che questo è un metodo infallibile e mi sa che dovete adottarlo anche voi a casa. Il primo che pulisce tutto vince un cioccolatino, direi ottimo. Stanno contando fino a 10 per fare i mucchietti, vediamo alla fine chi avrà vinto. Lele, vai, wow! Niente ragazzi, abbiamo dovuto terminare il gioco di chi prende le stelle filanti di più in assoluto, perché il gioco è andato un po' a degenerare, quindi abbiamo evitato di fare il gioco finale, abbiamo buttato le stelle filanti e abbiamo terminato il gioco, perché uno rubava le stelle filanti all'altro, l'altro si arrabbiava, uno scappava, l'altro gridava, l'altro spingeva, un casino. Tutto partito da Diego, perché è stato tutto partito da Diego. Vabbè, giochiamo ancora un pochettino e tra poco termina la festa di carnevale. Ragazzi, direi che il carnevale per quest'anno è terminato.
Chiara c'ha ancora vestito, Diego invece se l'è levato, che ce l'ho qui. Guardiamolo un po'. Hanno praticamente perso le ruote, hanno giocato tutto il pomeriggio e ora a Diego gli fanno male le gambe. Vabbè ragazzi, io direi che per quest'anno il carnevale è andato, ci vediamo domani con un nuovo video e spero vi sia piaciuto, che vi abbiamo tenuto compagnia e ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao! Hai perso la voce, Diego! Ciao! Chiara! Diego! Hola! Ela, ciao.